In Emilia-Romagna sono oltre 4.000 gli alloggi inseriti dai costruttori nel bando Una casa alle giovani coppie e la Regione ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro di soldi pubblici. Per aiutare i giovani nell'acquisto della prima casa, la Regione fornisce un bonus fino a 35.000 euro. Per richiederlo bisogna prima scegliere una casa fra quelle nell'elenco, fare un precontratto con il costruttore e avere alcuni requisiti, come l'età non superiore a 36 anni o essere single. Ma diversi alloggi disponibili sulla carta in realtà risultano già abitati. In via Marligure a Modena sono 4 gli alloggi disponibili inseriti nell'elenco. Ho visto che qui in via Marligure questa scala c'è un appartamento. Sì, è possibile perché non mettono. Però quello lì al terzo piano non so se è libero, quindi non si può. Lei bisogna che parli con il capo condominio. Al secondo piano è un appartamento. Adesso magari. In questa scala c'è un appartamento in vendita? Esatto, io no. Sono tutti già abitati, quindi? Sì, sono tutti abitati. Perché c'è un bando della regione che dice che in questa scala c'è un appartamento libero? Esatto, io no. Quindi sono tutti già abitati da tempo? Sì, da quando? Da tre anni. In un palazzo di via Gemona gli appartamenti disponibili sull'elenco sono 3. Ci sono degli appartamenti in vendita in questa scala? No. Sono tutti occupati? No, noi siamo tutti in acqua. Cioè, qui è tutto un... Sì, abbiamo un contratto. Dopo numerosi tentativi alla regione per conoscere l'effettiva disponibilità degli alloggi, risponde un funzionario. Cioè, diciamo, per una coppia interessata a quell'appartamento non c'è possibilità di andarlo a vedere. Non so, li deve prendere contatto con le ditte, sono quelli che sono nell'elenco che è uscito adesso, deve prendere contatto con le ditte, dopodiché, cioè, deve parlare direttamente con loro. Noi abbiamo un elenco di alloggi disponibile, deve prendere direttamente contatto con le ditte. A questo punto chiamiamo i costruttori, due cooperative edilizie modenesi, per chiedere la disponibilità degli alloggi. L'appartamento che è stato assegnato? Non è possibile vederlo, perché io ero interessato al bando giovani coppie della regione Emilia-Romagna. No, mi dispiace, vengono già assegnato. Che risulta a noi non ci sono appartamenti disponibili in Puglia per Cento, in via Gemona. Il problema è che questi appartamenti sono acquistabili da chi c'è dentro in affitto. Il bando è appena uscito, però gli appartamenti sono già abitati. Cioè gli appartamenti sono... Cioè, io lo sto ascoltando. Cioè alcuni sono liberi, quelli là più costosi diciamo. Mentre quelli là, fascia dai 180-200 mila euro, sono quelli più abitati. C'è qualche dimostranza, per dire di parlare direttamente con l'assessore, non so che cosa dirle. Il bando garantisce condizioni uguali per tutti nell'ambito del mercato. Se una coppia trova un appartamento già occupato, ne deve trovare un altro libero nelle vicinanze. Nella prossima edizione del bando cercheremo comunque di evitare ogni fraintendimento su appartamenti disponibili o occupati. Ma comunque l'impianto del bando è lineare. Così risponde Giancarlo Muzzarelli, assessore regionale settore edilizia e attività produttive, riguardo il bando Una casa alle giovani coppie 2013.